Patrizio Bonafini, ideatore del progetto Volley 360. Si è chiuso oggi questo campionato, è prestissimo perché l'ultimo pallone è caduto da pochissimi minuti, bisogna ancora vedere cosa hanno fatto tutti quanti sugli altri campi, cosa è successo, quindi bisogna capire se si è retrocessi, se si è salvi, insomma, fare tutti i calcoli, insomma. Però un primo bilancio di questa chiusura dell'anno, glielo chiediamo direttamente a lei. Sì. Ma un primo bilancio, allora, se guardiamo e ci riferiamo al progetto in quanto tale, è un bilancio molto positivo, perché siamo riusciti comunque al terzo anno di attività e al secondo, diciamo, anno di attività operativo, cioè con squadra in campo, a formare i gruppi di punta, che era il nostro obiettivo, e il gruppo di punta, anche se non è riuscito a vincere l'anno 18 per vari motivi, però abbiamo fatto un buon campionato, perché 28 punti sono comunque con le giovani un buon campionato. Col secondo gruppo abbiamo vinto il titolo provinciale Under 16, che era il nostro obiettivo. Se guardiamo invece il campionato in quanto tale, possiamo sinceramente, a prescindere da quello che sarà, se arriveremo quartultimi o terzultimi o quintultimi, sicuramente c'è un po' di rammarico, perché la qualità del gioco espresso in parecchie occasioni è stato molto alto, tant'è che abbiamo, a parte le prime 3-4, siamo riusciti a battere tutte le squadre. Purtroppo con le squadre, diciamo, che sono anche dietro di noi, compreso l'Euromontaggio, dove abbiamo lasciato ben, se non erro, 4 punti, ecco, lì c'è un po' di rammarico, perché sicuramente potevamo fare di più. Però il nostro, diciamo, principale obiettivo è di elevare la pallavolo giovanile e femminile in Trentino e anche, diciamo, sul campo nazionale, che il nostro progetto comunque è una valenza nazionale. Per questo sono molto soddisfatto. Diciamo che infatti non si è giocata tanto stasera la salvezza quanto magari in qualche occasione prima. Ci sono stati degli errori di gioventù, chiamiamoli così, visto che il gruppo è molto giovane durante tutto l'anno, alla fine sono quelli a pesare più che... Sicuramente hanno pesato i punti con Castel d'Azzano, hanno pesato i punti con l'Euromontaggio, hanno pesato i punti col Montecchio e con le Sole Ramonda, soprattutto all'andata, perché al ritorno loro hanno fatto una partita molto 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 valida, così è. A questo punto, per il futuro? Il futuro, adesso nel mese di maggio e i primi giorni di giugno, insieme a tutti gli amici che hanno comunque ci hanno dato una mano in questo progetto, vareremo il nuovo piano triennale, che salvo, diciamo, imprevisti e salvo comunque eventi straordinari, dovrebbe addirittura prevedere un terzo gruppo di punta giovanile dell'Under 14. L'obiettivo è di coinvolgere più società. Sapete, come ben sapete, ci sono alcune società che hanno aderito al nostro progetto e comunque ci sono dei scambi. Vorremmo che aumentasse la collaborazione, perché solamente in tal senso, come ho visto anche sull'articolo di Sport Trentino che hai scritto due o tre settimane fa, è l'unica strada per elevare il movimento e per far fronte a momenti critici di sponsor, momenti critici dell'economia, la famosa rete di consorzio. Chiaramente ognuno deve, tra virgolette, sacrificare un po' una pezzettina del proprio campanile per il bene, però questa è l'unica strada che vedo, e io mi darò da fare parecchio per affinché le società, insomma, capiscano e collaborino con questo progetto, insomma. Sarà ancora Cognola comunque l'epicentro anche l'anno prossimo di questa rete, cioè dove sarà, insomma, il nodo? Chiaro che, ecco, ora, Progetto Volley per volontà non ha mai voluto avere una sua affiliazione, e credo che continuerà così, perché altrimenti non posso diciamo, dichiarare di essere trasversale al movimento. Quest'anno ci hanno trovati molto molto bene, perché con Di Pietro, insomma, è stata una cosa molto facile, poi, insomma, lo conoscete bene, ecco. Potrebbe essere ancora l'Argentario, diciamo che a oggi non vedo, diciamo, alternative superiori all'Argentario come affiliazione, però vorremmo comunque aumentare la collaborazione, insomma, perché alla fine questo è un po' diciamo, il 90%, se non mi caccia Di Pietro, penso di rimanere qua, insomma, mi sono trovato molto bene. Per chiudere, domanda più scontata che posso fare, B2 o B1 l'anno prossimo? Ma lo decideremo adesso in questo mese. Il mio obiettivo alla fine del triennio è molto ambizioso, è di riuscire a portare la Serie A in Trentino. Questo l'ho dichiarato ancora. È chiaro che ci vogliono soldi, ci vogliono persone, ci vuole organizzazione, eccetera, eccetera. Per cui, per far questo, bisogna veramente collaborare anche con altre società, fra cui ATA, fra cui Trentino Rosa, eccetera. Questo è un po' il mio obiettivo, se riesco, diciamo, no? Ambizioso, alla fine del triennio. Per cui la B2 e la B1 è abbastanza influente, così
diciamo 50-50, nel senso che o rifacciamo una B2 a prescindere dal risultato con un gruppo giovanile, o come questo, no? Immettendo comunque ragazze nuove, perché adesso abbiamo alcune ragazze che sono uscite comunque dall'under 18, per cui dobbiamo comunque rimpiazzare, per cui 98, 99, eccetera, eccetera. Oppure se non dovessimo, se dovessimo arrivare terz'ultime, per cui neanche, non avere neanche, diciamo, la possibilità di essere ripescate, si può ipotizzare una B1 e una C. Ecco, però dobbiamo pensarci bene, perché comunque è impegnativa la C, insomma, nel senso, la B1 è impegnativa, ecco, per cui farla con le giovani, vediamo anche i gruppi migliori in Italia che sono Bassano e Orago, comunque fanno molta fatica, per cui forse 51 B2 e 49 B1.